mettere in sicurezza il nostro ambiente. Dall'ultima legge urbanistica approvata e varata nella Regione Marche c'è assolutamente bisogno di una nuova normativa che prenda atto dei cambiamenti ovviamente che in questi 31 anni sono stati. Una legge urbanistica, uno, si basa sulla riqualificazione, come dicevo, di quanto è già stato costruito, quindi rigenerazione urbana, efficientamento energetico, abbattimento e ricostruzione con delle agevolazioni di quanto è oggi costruito, obsoleto e superato, magari anche inutilizzato, se pensiamo a tante aree industriali anche dismesse che andrebbero riqualificate. Questa è la legge sulla quale basiamo le attività. Poi c'è una enorme sburocratizzazione. Oggi per proporre un ampliamento di un edificio bisogna studiare 11 leggi diverse, bisogna visionare 380 articoli di legge. Questa nuova legge urbanistica regionale è un'unica legge che le raggruppa quasi tutte le altre 11, non le sopprime tutte ma diverse sì, ed è una legge fatta di 36 articoli. Di fatto una variante urbanistica oggi deve essere presentata da un professionista, visionata dal comune, poi adottata dal comune, poi esposta per 60 giorni alle osservazioni, poi approvata, poi inviata in sovrintendenza e inviata in provincia. Se poi la provincia o la sovrintendenza ti fanno delle prescrizioni, devi riportarle in consiglio da capo. Un anno e mezzo, due anni per portare avanti una variante, a volte non si arriva alla fine. Le varianti in questa nuova legge urbanistica di fatto quasi scompaiono. In 5 mesi si hanno varianti approvate, non deve essere più inviata in provincia, più inviata successivamente ad altri pareri. È un'accelerazione, è uno snellimento enorme delle procedure finora conosciute. Quindi tempi brevi. Ma assessore, il piano casa subirà degli cambiamenti? Questo è un grande equivoco, perché il piano casa in Italia è già superato e non esiste più in 17 regioni su 20. Solo in 3 regioni oggi rimane il piano casa. Una, se non sbaglio, è il Piemonte, una l'Emilia-Romagna perché ha già approvato una legge simile alla nostra, e una la Regione Marche. Perché la Regione Marche nel 2023 ha ancora il piano casa? Perché scaduto alla fine del 2022 e non più rinnovato perché il Ministero lo ha vietato, perché il piano casa era nato nel 2009 su una legge portata avanti dal governo Berlusconi per agevolare le attività edilizie, ed era un piano che doveva durare 2 anni. Abbiamo concordato con il Ministero un rinnovo di 1 anno del piano casa, per quello nelle Marche per tutto il 2023 ancora è in auge e c'è fortunatamente, e nel frattempo l'impegno era quello di approvare una legge urbanistica che al suo interno contenesse anche i principi del piano casa, con qualche ristrettezza chiesta dal Ministero. Ad esempio, oggi il piano casa prevede l'abbattimento e ricostruzione con potenziale ampliamento del 40%, sulla nuova legge si prevede un ampliamento massimo del 20%, un contenimento, diciamo, dell'espansione al di là di quanto è già costruito. In auge sotto altre forme. Noi credo che più che ricostruire...